Ciao ragazzi, bentrate in questo nuovo video. <ride> Come avete letto dal titolo, in questo video torno a parlare di uno youtuber. Non so se mi potete vedere, ma sono un po' a disagio, appunto, l'avete già capito dal titolo, perché ok che questo youtuber non lo conosco, però solo a pensare a varie citazioni mi mette un po' <ride> a disagio, ma è quel disagio cringe che ti senti un po' insicuro. Allora, come avrete letto dal titolo, in questo video parlerò di Omiatol e del perché mi spaventa, e perché il perché anche mi mette a disagio. Ci tengo a dire che, ok, io forse sono una persona troppo sensibile come potete vedere neanche lo conosco e penso che mai lo conoscerò, però già mi sento a disagio. E eh, eh, appunto, in questo video, come avrete letto dal titolo, vi vorrei parlare del perché. Ommetol mi spaventa e mi dà tutto questo disagio, che poi vabbè, ci tengo a dire che magari non ti conosco perché tra l'apparire e l'essere c'è differenza. Nel senso, non voglio tirarli in mezzo, però anche i ragazzi del Cebro Lesa so podcast sembravano diversi, poi dopo che uno li ha conosciuti, sono tutt'altra roba, no? Quindi, se poi tu sei diverso, se fai queste cose solo per bit, per cloud. Va bene, anzi meglio così non mi sentirò a disagio quando guardo i tuoi video oppure se mai ti conoscerò. E niente, so che questo video è una ripetizione, solo che attualmente non riesco bene a pensare perché ho solo il disagio dentro di me. Però se ce... se ce la facciamo in questo video vi vorrei dire il perché lui mi mette a disagio, ma un disagio proprio forte. Come vi ho detto, neanche lo conosco e non so se mai lo conoscerò. Ci tengo a dire cento volte che magari io mi sbaglio, perché, tra la, come ho detto prima, tra l'apparenza e l'essere ci passa il mare. Però, per dire, io lui non l'ho mai seguito, perché, diciamo, io non seguo tanti youtuber italiani, però stavo guardando un video di Luis, semmai Luis guarderà questo video... Com'è il tuo cazzo? È grosso? Fammi sapere. <ride> Lo vuole sapere pure una mia amica, quindi fammi sapere come sei messo là sotto. Però stavo vedendo l'ultimo video di Luis e lui ha tipo mostrato com'era una serata, com'è uscire con Omiatol e il suo gruppo di amici, che non so, come, non so come si chiamano, non so chi sono, però ho visto quel video e veramente io stavo a disagio <ride> e neanche li conosco, perché nel senso... Io penso, povero, un loro amico che quando esce con loro non si sente mai al sicuro, no? Si aspetta sempre qualcosa, nel senso, oh mio dio, magari... Boh <ride> che mi dà un pugno, però proprio l'hai vista tipo eh, un post su Instagram di Ometol dove c'era tipo il braccio bucato, io ho detto, oh dio, ma questi quando escono ogni volta si uccidono, no? Quindi io penso, a un po' un loro amico che esce con loro ogni volta a il segno della croce per dire oddio, oh spero non mi succederà niente. Anche perché tipo ho visto nel video di Luis che tipo si mettevano il culo in faccia tra loro, che a parte <ride> di questi tempi non è una cosa molto igienica. E mi ricorda pure, cioè non dico loro, però il suo gruppo di amici. Cioè, ma non mi va di trarre persone in mezzo perché io sono qua, non sono rilevante, non sono nessuno, però. C'è il bene o nel male. Ci tengo a dire sempre la mia, anche se nessuno l'ha chiesto, però io mi sentivo veramente a disagio dopo che ho visto quel video e volevo condividere con voi questo mio pensiero. Che poi può essere condivisibile o meno, solo perché appunto io questo Ometon non lo conosco, però non so se solo a me mette a disagio, se forse forse io sono troppo sensibile. Però io, appunto, ho visto quel video di Luis e mi sono proprio sentito <ride> a disagio. Che dico, oddio, ma che uno esce con loro. Se deve portare dietro l'acqua santa per tornare a casa intero come è arrivato, no? Un po' che poi ho pensato perché io non ci ho mai avuto amici etero e anche etero giovani. Quindi non so se i maschi etero si comportano così. Fatemi sapere qua sotto se è normale per i maschi etero. Perché ho pure saputo, pure il suo amico pelato mi mette quite a disagio, no? <ride> perché mi hanno raccontato delle cose. Ho detto, oh mio dio, tu esci con lui, che poi non so se è una cosa pubblica. Penso si possa dire però mi hanno raccontato delle cose che uno dice di uno esce con lui, veramente si deve fare sempre il segno della croce. Portarsi il santino appresso il corno per sperare di tornare la sera integro, no? Che poi mi ricorda pure molto David Dobrik. Non so se ve lo seguite. Però lui c'ha questo gruppo di amici, che non so perché loro stanno con lui. Però in ogni video, vabbè, che loro pensano, lo fanno per il. non so come si dice, lo fanno per lo sketch, no? Cioè, si fanno male solo. Per portare qualcosa nel vlog. Però mi ricorda molto lui, e mi ricorda pure da un senso se vuoi Jack, po Jack Paul. <ride> che, tipo, quando lui c'aveva. Eh, praticamente prima Jack Paul è diventato famoso perché c'era tutto questo gruppo di amici. Però ogni persona che abbandonava quel gruppo poi faceva un video su YouTube dove lo sputtanava perché diceva che era molto pesante a livello psicologico stare dentro quella casa perché lui gli faceva sempre scherzi o gli faceva sempre male. Tipo una volta a due persone li ha chiusi dentro una stanza, quindi. Per dirti, cioè, mi sento male io a livello psicologico, però penso a una persona mo <ride> sto parlando di Jack Paul, però non è facile, capito, stare intorno a queste persone che sono molto. Iperattive, se vuoi, sempre a fare scherzi, a farti del male Che poi non capisco, cioè nel senso, ok, io non ho mai avuto amici etero Magari si comportano così Però dico, che senso ha se tu vuoi bene a una persona fargli del male, no? Tipo mettergli il culo in faccia Poi non so se tu hai fatto cose peggiori perché non ti seguono Però dico, che senso ha se tu vuoi bene a una persona fargli tutto quello O metterlo a disagio O godere del suo disagio o del suo male fisico, no? E questa è una cosa che non capisco perché questo mi metti qua a disagio perché dico, oh mio Dio. <ride> Come ho detto prima, ok, io non sono rilevante, però ci tenevo a condividere con voi questo mio pensiero, nel senso seppure voi condividete questa cosa, oppure sono solo io pazzo, troppo sensibile, che io non mi sentirei al sicuro, sinceramente, a uscire con lui. Farei tipo sempre il segno della croce o tipo girare coi corni napoletani. <ride> Stavo dicendo, non mi sentirei mai al sicuro a stare con lui perché dovresti sempre tipo girare coi corni napoletani o sperare veramente pregare Dio che non ti succeda niente di male. Ok, che forse io sono, sto avendo una reazione esagerata, come ho detto forse sono troppo sensibile perché manco lo conosco, non so, penso che lui manco sappia io chi sia, quindi ok, io sono una persona troppo sensibile, no? Però dico, se tu vuoi veramente bene a una persona perché gli devi far passare tutto questo, nel senso, già la vita è abbastanza amara, tu ci metti il carico da 30, poveri gli amici tuoi, capito? Che poi, come ho detto, magari loro fanno queste cose per rimanere rilevanti nei vlog, capito? Nel senso, mettersi il culo in faccia e cose così, però poi magari sono persone semplici e a modo, questo non lo posso sapere perché non li conosco. Uh, però niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non so se mi sono spiegato. Non so se voi avete capito quello che volevo dire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se secondo voi lui lo fa solo per i vlog, o se è veramente così. Che veramente io già in questi video mi. Vabbè, che magari non mi caga nessuno fra le solite 50 views e mi va bene. Però dico, se lui guarderà questo video ed è una persona diversa da quello che mostra, io mi scuso già in questo video però <ride> veramente nel senso questo è quello che mi trasmette che poi vabbè io non lo conosco e lui può essere una persona completamente diversa e se ho sbagliato ti chiedo scusa però queste sono le vibes che tu mi mandi ok non ci conosci come ho detto prima ok che non ci conosciamo e non ci conosceremo mai penso <ride> perché che ti ho detto mi metti un po' al disagio però io ci tenevo sempre a dire la mia pure se nessuno l'ha chiesto no? però Veramente, dopo che ho visto quel video, ok che attualmente noi non abbiamo niente da fare, quindi quel video mi ha fatto un po' pensare perché mi ha messo tanto a disagio, no? Dico, oddio, penso a uscire con loro, poracci, amici tuoi, ma perché... non perché tu sei cattivo, però dico... Poi non parlo di te in generale, ma molto parlando del tuo gruppo di amici, no? Dico, oddio, poracci questi che <ride> ogni sera si fa male qualcuno, no? E quindi, niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate... Era un po' disagio in questo video, solo che volevo condividere le mie emozioni, pure se nessuno l'ha chiesto. Fatemi sapere se voi lo conoscevate e cosa pensate di lui. Grazie alla prossima. Baci stellari. Che beh, veramente se poi tu sei una persona calma e a modo, mi puoi invitare a cena. Ti aspetto a Porta Venezia. <ride> solo se ti fai biondo.